Buonasera a tutti, buonasera, buonasera a chi ci sta ascoltando, buonasera dal Festival Vicenza in Lirica. Oggi da oggi vogliamo parlarvi attraverso il web, parlarvi del festival, parlarvi anche della prossima appunto programmazione e parlare soprattutto con grandi artisti a livello nazionale, internazionale, a livello mondiale. Alcuni di loro sono già stati ospiti del nostro festival Vicenza in Lirica, altri lo saranno nella prossima edizione, lo saranno nei prossimi anche anni. Oggi, come sapete, l'ospite è una voce internazionale, una delle più straordinarie voci di mezzo soprano, che tra poco sarà in collegamento con noi. Allora, Vicenza in Lirica, appunto B Musical, voci in lockdown, aspettando il teatro dal vivo, aspettando il nostro cuore di direttori artistici, il cuore del pubblico, il cuore degli artisti, di tutte le maestranze, di chi lavora dietro le quinte e che il pubblico non vede, aspettando questo calore che solo il teatro dal vivo può darci. Lo stiamo aspettando a braccia aperte e speriamo che questa situazione vada via via risolvendosi. Da domani, invece, domani, ogni domenica dalle 16:30, una grande maratona con i giovani artisti, anche loro protagonisti di Vicenza in Lirica. Domani abbiamo i protagonisti del Festival 2019 dell'opera L'Elisir d'Amore, andata in scena proprio al Teatro Olimpico dopo il concorso Tullio Serafin. Bene, io. Che fare? Devo presentarvi una grande, sono anche emozionato perché è una grande voce che io stimo tanto, ma soprattutto è una grande persona. E quindi io saluto Vivica Genò. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Io Buonasera, ciao Vivica, come stai? benino, grazie, abbastanza bene. Bene, 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 ti vedo bella, sorridente come sempre, col tuo grande carisma che si vede proprio anche dagli occhi, dal tuo sorriso. E questo mi Metto fa gli tanto occhiali piacere. adesso. Anch'io ho messo gli occhiali oggi. Beh. Allora, Vivica, le presentazioni, oggi noi dobbiamo fare proprio questo dialogo con i grandi artisti come te, un dialogo che possa servire ai giovani, che possa servire per salutare il pubblico che, ahimè, già 2 mesi che siamo distanti dal pubblico e tutti noi ne sentiamo la mancanza. È un insegnamento ai giovani e naturalmente una parola anche in questo momento. Però, guarda, noi ci siamo conosciuti pochi mesi fa e naturalmente ti conoscevo di nome d'arte, di nome con tutte le tue bellissime cose, con la musica barocca che stai facendo e che hai fatto. E allora, la prima cosa che voglio chiederti, allora, tu come insegnanti, docenti, hai avuto anche Rossi Lemeni. Guarda, sì, le mani, sì, grande. E naturalmente, fino a pochi anni prima della sua scomparsa, anche Claudia Pinza. Sì, esatto. Bene, allora pensati, il mondo è veramente a volte piccolo. E allora, tu sai che io sono anche appunto il presidente dell'archivio storico Tullio Serafin. Sì, l'ho saputo da poco, sì, bellissimo, complimenti. Bene, ok, Grazie. comunque da non molto tempo. E Nicola Rossi Lemeni ha debuttato nel 1946 con Tullio Serafin, con il Boris. Poi Claudia Pinza, lo sai come si chiama per esteso? Si chiama Claudia Tullia Pinza, perché è stata tenuta a battesimo da Tullio Serafin e da Claudia Muzio. Quindi Esatto. Claudia da Claudia Muzio,
Tullia, perché il suo padrino era Tullio Serafin, e Pinza. Quindi ho detto, ma questo è il destino, cioè tra l'altro loro si trovavano a Buenos Aires in tournée, no, lei è nata quindi a Buenos Aires perché Ezio Pinza stava facendo il Parsifal con Tullio Serafin e la Claudia Muzio ha fatto Falstaff e Aida. Quindi guarda l'energia dove ci ha portato. No, incredibile. Ma allora parlaci, allora tutti noi conosciamo Rossi Lemeni e naturalmente anche Claudia Pinza per il suo repertorio, insomma di certo non hanno fatto un repertorio barocco, ma tu sei una specialista, sei una professionista, una grande cantante di musica barocca. Bisogna spiegarlo anche ai giovani, questi sono stati cantanti lirici di un tutt'altro repertorio, soprattutto per quanto riguarda appunto Nicola Rossi Lemeni. A te la parola. Di come sono arrivata alla musica barocca o come mi ha cambiato la tecnica? Di come sei arrivata alla musica barocca. No, sì, è vero. Allora, no, io dico sempre che per fare qualsiasi arte bisogna conoscere la tecnica, bisogna avere una tecnica. Non è che sia la tecnica in assoluto, io sono della scuola tipo di violino, di balletto, di tutto, dove la tecnica si studia ogni giorno. Quindi il corpo, anche il nostro corpo, cambia di giorno in giorno, con l'età. Ci sono delle cose da giovane che si fanno con energia pura e che arrivata a 40-50 anni per forza devono cambiare l'approccio. Io per la mia fortuna sono sempre stata molto affascinata dell'imparare, del costruire una cosa. E allora per me penso che sarebbe stato avrei mancato un po' di interesse se l'avrei avuto una facilità con questo, perché il canto per me non è mai stato facile, è sempre stata una cosa. Infatti René Jacobs, che è stato quello che mi ha veramente portato nel mondo del barocco, ha sempre detto che avevo la voce molto costruita, e io sono molto d'accordo con questa analisi, perché l'ho fatto di forza mentale più che altro. Adesso, dagli ultimi 10 anni, sto studiando molto tecnica, sto studiando con diversi insegnanti, diversi terapisti anche, perché ho avuto tanti problemi con una disfonia dovuto al fatto che ho cantato 10 anni su un sinusite e 8 anni su tracheite, e nostra carriera non ti dà il tempo per riprendere. E allora sono cose che cominci a fare cose un pochettino più da storta e non hai tempo per raddrizzarti. Quindi è una cosa a cui mi sono dedicata negli ultimi 10 anni e devo dire è una cosa che mi piace tantissimo, l'imparare da vari insegnanti, perché mentre studiavo con Nicola Rossi Lemeni, con la Virginia Zeani anche e con la Claudia Pinza ovviamente, era veramente di quegli anni là, non so se è cambiato tanto oggi, ma era che tu seguivi un maestro. Certo. Non ti permesso di andare a farti sentire da altri, perché era creava molta gelosia. Ma allora, io ti interrompo un attimo, perché questo è un discorso molto, molto importante anche per i giovani che ci stanno. Assolutamente. Ecco, e sinceramente io nasco come cantante, adesso lo faccio per hobby, però l'importanza del maestro di canto, del docente di canto, l'importanza del maestro di canto, quello che ti segue, per i giovani artisti è fondamentale. Io vorrei veramente che, visto che hai toccato questo discorso, potessi dare il tuo consiglio ai giovani dell'importanza del maestro di canto. Che allora, una volta parlando ancora di Tullio Serafin, e sono pienamente d'accordo con te, tra l'altro anche il direttore d'orchestra era la guida assoluta quasi per i cantanti. Pensiamo a Tullio Serafin che se li portava a casa. Tullio Serafin ha seguito, questo lo so da altre fonti, Nicola Rossi Lemeni
prima del debutto del 46, molto prima, e quindi un cantante. Anche Ezio Pinza ha dato dei consigli strepitosi, no? Tipo, studia questo ruolo adesso, e lui ha detto a lui, ma perché sono pronto, maestro? No, ma fra 10 anni la voce sarà giusta. Non esiste più quella scuola, purtroppo, no. Almeno nelle mie esperienze. Esiste molto poco. Ognuno campa per in modo proprio, così. E allora, no, io ho avuto la fortuna che ho studiato con la Claudia Pinza per praticamente 20 anni, e quello è stato bellissimo, perché mi ha seguito veramente dall'inizio, e lei, essendo stata cantante anche importante a livello internazionale, anche lei sapeva questo mondo. Io vengo da Fairbanks, Alaska, quindi era un mondo completamente sconosciutissimo per me, era tutto da imparare. Detto questo, per i giovani oggi, io incoraggerei molto, data la mia esperienza, di sperimentare, trovare. Nessuna persona ha tutte le risposte, almeno nel mio mondo non è mai stato così. Nessuno ha la verità in tasca, insomma. Da noi ha un pezzettino della verità, no? Che va ascoltato. Affascinante, e che magari io adesso che sto studiando con altre persone, magari questa persona dice una cosa che dico, ma la signora Zeani me l'ha detto la stessa cosa, ma usando altre parole. Quindi io faccio sempre paragona con i ciechi, no? Che sono attorno a un elefante, e uno dice, un elefante c'ha questa cosa lunga qua, molto flessibile, l'altro no, è molto sottile, che sta alla coda, l'altra c'ha la zampa, che no, è come un tronco. Cioè, ognuno ha un approccio magari diverso, dato la lingua di nascita, che già ci imposta la voce diversamente. La natura, come sei cresciuta, se sei stata incoraggiata a proprio usare la voce piena o a stare molto zitta e nasconderti, no? Quindi sono tantissime cose che influenzano la nostra testa, e perciò il modo di usare la voce. Quindi devi trovare qualcuno che ti capisce, che ti dice là, che abbia l'orecchio, che sa, perché possiamo fare mille cose anche con la voce, e allora bisogna che quella persona capisca dove tu vuoi arrivare, per aiutarti a trovare la firma vocale che è più utile per te. Certo, sono pienamente d'accordo in quello che stai dicendo, e stai dando anche un grande insegnamento ai giovani, anche che a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma una cosa anche che ti distingue, e questo ho letto anche delle tue diciamo interviste, eccetera, ma il tuo carisma, la tua dedizione, la tua naturalmente tecnica vocale. Quanto conta per te il carisma? Quanto conta per te tirare fuori non solo il personaggio, ma anche Vivica dentro il personaggio? Quella è una cosa che ho imparato a fare relativamente da poco, nel senso forse da 15 anni, da 10-15 anni, e lo sto imparando ancora di più. Quando ho fatto i concerti con Simone Kermes, per esempio, quella è stata una grande lezione, l'ho adorata, la adoro, e la mia sorella proprio. Siamo opposti completamente, ma ho imparato tantissimo da lei, dalla sua, il modo in cui improvvisa in palcoscenico. Io quello ho cercato di seguire il più possibile, e adesso mi sento molto più libera in palcoscenico, avendo lavorato con lei. Io ho sempre avuto tante cose che volevo comunicare tramite la musica, però quando studiavo, cioè, per fortuna che dovevi studiare anche pianoforte, perché studiavo voce, cantavo nel camerino, e non arrivavo a fare le cose che io sapevo che volevo fare. Allora cominciavo a piangere, allora mi mettevo al pianoforte, a studiare pianoforte, finché non riuscivo a cantare ancora, poi cantavo, poi piangevo, poi... Quindi
Si vede che non ho pianto abbastanza, perché il mio pianoforte è terribile, quindi non ho studiato abbastanza pianoforte. il mio anche. Ma vedi, il tuo forse carisma, la tua dedizione e anche le tue diciamo interpretazioni, secondo me trovano anche questo, possiamo chiamarlo questo sfogo, questo tuo essere. Io ho visto che stai facendo, che hai fatto un progetto molto bello su appunto la grande Pauline Viardot. Sì, che era una grande interprete, sì. Una straordinaria interprete. Tra l'altro Berlioz prima l'ha veramente distrutta e dopo tre mesi o sei mesi, non mi ricordo questo, l'ha definita come una voce di contralto, mezzo soprano, ma anche soprano, cioè una gamma vocale di grandissima. E quindi perché questo tuo progetto, naturalmente da cantante, da su questa figura importante, naturalmente che purtroppo, ahimè, non abbiamo tracce vocali. No, quello forse anche per fortuna, perché rimane il mito, no? Rimane il mito. Lei si è portata il mito via con sé, si è portata il mito, la voce se l'è portata via con sé e rimane il mito. Ma parlaci di questo progetto che mi ha incuriosito. Per una gran parte della sua carriera anche era detto che la voce era molto stanca, era molto provata, perché aveva un repertorio talmente vasto. Cantava Meyerbeer, Le Prophète, cioè, e poi faceva anche Bellini, Donizetti, Rossini, tutto quello che c'era, insomma, lei cantava, Forêt d'Uno. Io penso che per me è affascinante, non soltanto per la sua storia, che inviterei a tutti di leggere, cioè lei ha vissuto tanti tanti anni, quindi è una vita lunghissima e piena di conoscenze. 89 anni, credo. Sì, qualcosa così. Lei è morta poco prima che Stravinsky debuttasse il Rito di Primavera a Parigi, quindi pensare che lei... 1910. Da Rossini fino a Stravinsky praticamente, era una cosa per me molto impressionante. Coperto tutto l'Ottocento praticamente. E... non lo so, vorrei tornare un attimino a questa cosa che dicevi di interpretazione, perché all'inizio della carriera, anche per i giovani, di solito tu vieni chiesto, almeno nelle grandi case, di imitare molto gli altri. E questo è molto bene, perché impari il linguaggio di Rossini, il linguaggio di Bellini, il linguaggio del palcoscenico anche. Quindi io ho fatto lo Staatsoper di Berlino, un barbiere di Siviglia che ha un anno più di me la produzione, quindi ogni volta che lo facevi dicevano questo è il settecentesco recita di bla bla bla, e allora tu imparavi a fare tutti i movimenti come tutti i mezzosoprani o soprani coloratura prima di te l'avevano fatto dal 68 certo. Senza chiedere niente, perché c'era un assistente che non sapeva neanche il perché, magari, di quello, perché era stato deciso da Ruth Berghaus di fare così. Con il tempo poi hai la possibilità di fare produzioni nuove, quindi è diverso, devi portare tu delle idee al regista, ed è questo, quando ho cominciato a fare queste cose, soprattutto nel barocco, che mi ha aperto una finestra, perché tutto un tratto io potevo cantare la mia identità invece di imitare o medesimarmi nella visione di qualcun altro, sia musicale, e allora per questo dico anche per fortuna forse che non ci esistono più registrazioni della Viardot, dei castrati, tranne quell'ultimo rimasto, perché ci dà una libertà con questa musica che per me non esiste nel repertorio della Callas, di Nicola Rossi Lemeni, di Ezio Pinza, di Caruso. Lì cominciamo a tenere molto, non so come si dice, in modo molto teso la musica. Certo, ho capito. Deve sì. Fatto come ha fatto la Maria Callas, non nella registrazione ma nell'altra registrazione, perché lei ha fatto, cioè,
sono momenti vivi, sono pezzi che sono stati scritti per voci particolari e cambiati anche per altre voci. Sono d'accordo, cioè anche ognuno ha la sua personalità, ognuno... Nel barocco, che io stimo moltissimo, perché come io canto, per esempio, Gelido in ogni vena, è completamente diverso, non meno bello, non più bello, ma completamente diverso da tutti i miei colleghi. È il tuo. E questo traspare anche nelle tue registrazioni, che ce ne sono veramente tantissime. Questo traspare in ogni tua, e questo l'ho notato e l'avevo proprio anche scritto, vedo. Che ogni personaggio che tu interpreti, ma anche ogni concerto che tu fai, è il tuo concerto, il tuo personaggio, il tuo modo di esprimerlo. E questo è veramente è una cosa. Come? È la mia festa. Certo, è la tua festa. Infatti, sì. Il canto deve anche, la musica deve essere anche, ci deve essere. Il piacere per farla, ci deve essere il gusto per farla. Per me soprattutto. Bravissima, per te. Ma ascolta, una domanda così, e poi ci sarà una sorpresa anche per te, tra poco, ci sarà una bella sorpresa. Un'altra domanda, per non parlare troppo anche di tecnica, però questa appunto te la devo fare, perché qualcuno mi ha detto: Andrea, fai questa domanda. Allora, l'agilità. Naturalmente la tua agilità, cioè tutti la conoscono, a meno quelli che appassionati di barocco la conoscono, ma per alcuni giovani artisti a volte è un ostacolo, oppure più che un ostacolo è un problema da affrontare. Come adesso naturalmente non possiamo fare una masterclass di canto, per carità, non mettiamoci a fare anche le masterclass online, perché allora sì, ma cosa consigli, l'approccio, lo studio forse dell'agilità? È uno studio profondo, deve anche essere qualcosa di naturale o entrambe? Allora, da noi negli Stati Uniti c'è un musical degli anni, mi pare 40, The Music Man, dove parla di questo professore di musica che va in giro per gli Stati Uniti e vende gli strumenti a tutti i bambini della scuola. Però gli strumenti non arrivano mai e lui scappa prima che... Però nel frattempo, attendendo che arrivino gli strumenti, lui insegna ai ragazzi mentalmente. Lui dice... Sì. The Think System, il metodo del pensiero. E io penso che fa gran parte della mia costruzione, di sicuro io penso fin troppo, però fa parte, tutti dicono anche con il violino, dove comincia il suono? E tutti dicono no con la mano destra, no con l'arco, no, comincia qua, comincia in testa. Cervello. Ogni movimento che tu faccia, che sia voluta o non voluta, comincia dal cervello. E allora io lavoro moltissimo, anche io non ho mai capito perché i cantanti pensano di poter fare tutto automaticamente. Abbiamo tutti una voce, non abbiamo tutti un violino, non abbiamo tutti un pianoforte, tutti abbiamo una voce. E pensiamo, perché ci appartiene, che farà tutto quello che vogliamo. Allora io ho mani, gambe, piedi, collo, tutto, perché io non posso ballare come Baryshnikov? certo. È un studio e i cantanti devono capire, magari scopri di avere la voce a un'età più avanzata e allora non hai avuto la fortuna di studiare uno strumento musicale e allora non conosci il metodo di fare balletto, anche studiato balletto, di addestrare lentamente i muscoli. Certo. Quindi non vuol dire partire a tutto spiano e sperare che una nota fra 35. Devi studiare lentamente, prendendo più fiati dove occorre, senza cercare di fare in un fiato. Ma per di fare subito i grandi, arrivare a fare fiatoni enormi. Non esiste, anche perché lentamente consumi molto più fiato di quanto quando fai la frase in velocità.
però noi abbiamo, c'è un medico che conosco che ha detto che l'apparato vocale ha 50 volte più collegamenti con il cervello che le mani. Allora sono tanti, tanti collegamenti da addestrare. E mentre parliamo, mentre cantiamo, sono migliaia di cose che il cervello sta controllando a livello del subconscio, che è la tecnica. Il subconscio è la tecnica. Quindi la tecnica va imparato lentamente, con tanta pazienza, con tanti sorrisi, con tanti non è venuto come avrei voluto, adesso ci riprovo, sempre provando anche da tante lezioni diverse, invece di sbattere sempre la stessa cosa. C'era una cosa che mi è piaciuto moltissimo, ho sentito un masterclass di Lauren Mazel una volta che ha fatto una correzione a una cantante, e lei ha fatto, e dopo aver fatto 5 volte nel modo che non gli piaceva a lui, e ha fatto una volta e voleva continuare, e lui ha detto no, la devi rifare ancora giusto, altrimenti cosa hai fatto? L'hai provato 10 volte in modo sbagliato e una volta nel modo corretto, quindi cosa hai provato? Hai provato 10 sbagliati e uno giusto. Quindi bisogna avere pazienza, capire come si studia o come tu studi nel modo migliore, perché non siamo tutti uguali. Ma poi quando vai in palcoscenico, perché anche questo è un altro problema per i giovani artisti, ma non solo appunto per i giovani artisti, quando vai in palcoscenico questa testa che ti permette di che ti ha permesso di studiare, che ti ha permesso di perfezionarti davanti al tuo pianoforte, davanti con il tuo maestro, quando vai in palcoscenico, che sia un palcoscenico all'inizio, che sia un palcoscenico quando sei già in carriera avanzata, cosa bisogna fare con la testa in quel momento? Essere solo il personaggio? No, quella è un'altra cosa che dico, è che magari nelle prove o quando stai studiando a casa puoi incorporare il personaggio, però in palcoscenico lo devi, la parola in italiano è emulare, cioè rispecchiare. Rispecchiare. Perché se tu, questo è stato un problema che ho avuto molto, perché in palcoscenico mi emozionavo tanto, e allora cosa succede quando sei angosciata? Ti chiude la gola. Certo, questo lo so bene. Lo sappiamo tutti, quindi è una cosa che sì, devi sperimentare, devi sentire l'emozione vera, ma poi quando sei in palcoscenico devi stare un attimino a parte, osservarti un pochettino da dentro anche forse. Certo. L'altra cosa, ho sentito un'intervista con Justin Timberlake, no, che era affascinante perché lui ha detto, ma tutta la gente dice che sono così bravo in palcoscenico a improvvisare, a inventare una cosa al momento. Loro non sanno che dietro a ogni opzione io ho 100 ore di studio. Quindi quando vado in palcoscenico, sì, sono cose che io faccio all'istante, al volontà. Sì, direttamente, sono spontanee. Le sue 100 ore di studio dietro. Certo, ho capito, è chiarissimo questo. Vivica, il momento, naturalmente dobbiamo anche un po' parlare di questo, il momento che stiamo passando sicuramente è un momento inaspettato. È un momento difficile, è un momento anche triste per il teatro, per tutti noi. Chiederti cosa pensi per il futuro, forse nessuno pensa. È una cosa che, perché oggi magari ci dicono, yeah, sì, riusciamo, io ho visto la tua risata, ma forse per un'altra cosa. Oggi, però... Qual è il messaggio che vorresti dare? Perché dopo abbiamo un ospite che ti vuole salutare, ma dobbiamo un grande messaggio. Puoi vedere c'è un grande ospite che ti vuole salutare. Dobbiamo svelare una cosa, però naturalmente io sono per il teatro dal vivo, il teatro con il pubblico, noi artisti abbiamo bisogno del pubblico, ma anche tutti quelli che stanno dietro, dai macchinisti alle sarte, i parrucchieri, al regista che poi arriva con il direttore d'orchestra a prendere il calore del pubblico,
a volte non c'è, ma appunto attraverso un applauso, una tua parola per riprendere tutti. Io dico riprendere perché sono fiducioso che nel 2020 dobbiamo riprendere. Ok, allora io ho fatto 2 mesi senza cantare quando sono tornata. Noi eravamo in Giappone prima, quando già il virus era su quella crociera, no? Certo. Allora, per noi già andare in Giappone in quel momento era molto... Nel giro di 5 giorni ci è stato cancellato, state cancellate le recite che dovevano essere ancora fra 4 giorni o oltre di quello. Quindi è stato uno shock totale, cioè da un momento all'altro cancellato tutto. E da lì, tornati in Italia, che in Italia era già un momento di zona rossa tutto, e nel giro di 10 giorni parlo. Certo. Che erano i 10 giorni prima che è successo in Italia. Quindi, nel mentre. Allora, ho avuto i miei 2 mesi di stop totale e di proprio... Non volevo cantare, non volevo pensare alla musica, non volevo pensare a un futuro, non volevo pensare a niente. Da lì sono arrivata a questo messaggio. Se la gente non voleva andare nello spazio, quante cose non sarebbero state inventate? Cioè, hanno inventato i Teflon, hanno inventato... Quanta gente non si è mai curato del cancro finché non conosceva qualcuno che in famiglia o un caro che era ammalato di cancro e poi si è motivato e si è attivato per raccogliere fondi, trovare una soluzione che ancora purtroppo la ricerca, non c'è, eccetera, sì. Meglio la situazione adesso rispetto all'AIDS, sì. Lo stesso, non c'è una cura ma c'è un trattamento con cui lo certo. Puoi vivere molto meglio degli anni precedenti. E quindi tanti di questi problemi sono fonti di scoperte importanti. Di crescita, di scoperte. Poi l'altra cosa, io leggo molto, a me piace un detto di Stravinsky, con cui ho parlato di un altro amico che lavora in teatro in Germania, che Stravinsky diceva che non gli piaceva non avere i limiti, che i limiti se li imponeva lui prima di scrivere, perché così aveva una specie di gabbia e poteva testare, poteva vedere fin dove riusciva ad andare. A premere, certo, ho capito. Questo, quando cioè anche per volare, per andare in treno, per avere una macchina, per fare funzionare la bicicletta, qualcuno la ruota doveva inventare. Certo. E però esiste comunque la forza della gravità, esistono ancora tutti questi limiti che ci limitano, non possiamo fare tutto quello che vogliamo. E allora io vorrei che questo momento ci dasse la possibilità di scoprire cose, di rendere la crescere. Musica più maleabile. Certo, questo ce lo auguriamo tutti. E queste sono anche delle sagge parole. Ma allora rendere la musica, certo, e naturalmente di ritrovarci tutti in teatro. Dobbiamo trovare modo di fare in modo diverso, perché non possiamo andare in teatro adesso senza ammazzarci tutti. Finché non c'è un vaccino o qualcosa così, e allora è questo che sto dicendo, e anche i compositori stessi, che abbiamo detto prima, quelli hanno cambiato l'orchestrazione per i vari opere perché avevano l'esigenza di lavorare in un teatro con la buca più piccola, quindi non potevano portare certo. Tutta l'orchestra. Sì. Bisogna, non conosciamo, il problema vero adesso è che non conosciamo tuttora i parametri. Che avremo. Non conosciamo il nemico. Non conosciamo i parametri di questa gabbia. Non sappiamo a settembre cosa ci sarà di medicina o di idee o di trattamenti o di soldi. D'accordissimo con te. D'accordissimo con te. Però sappiamo una cosa, anzi vogliamo da una parte, mi illudo, da una parte voglio essere ottimista.
Tu hai mai cantato al Teatro Olimpico, vero? Ci sei stata, ma non hai mai cantato. Non ho mai cantato là, sono stata, sì, è incantevole. Ecco, e lo svegliamo proprio oggi, una bella cosa, ma sai che c'è una persona che vuole salutarti? Sei pronta? Vediamo. Sara! Sara, bella! Che meraviglia! Benvenuta Sara Mingardo! Ma grande! Sono invidiosa! Sono invidiosa perché questa donna non è solo brava, è pure bella, capito? Tutto gli è toccato! Le è toccato tutto! Tutto! Tutto. Gli è toccato! Gli è toccato proprio tutto. Sara, grazie. Allora, Sara, intanto grazie Sara Mingardo che sei arrivata a trovarci, a salutarti. Ma volevo proprio con voi due. Sara la conosco da tanti anni, è anche nostro socio del festival. Allora, il mio essere ottimista, il mio essere, diciamo, speranzoso di ritrovarci a teatro, anzi di ritrovarci il 29 di agosto al Teatro Olimpico. Lo so, forse sto sognando, però a me piace anche sognare, perché se nessuno sogna, non ci sono, cioè, alla fine non si può creare neanche la bellezza, bisogna stare ingabbiati su quella gabbia che parlavi tu. 29 agosto abbiamo in programma di iniziare il festival, inaugurare il festival con la Giuditta di Vivaldi. E chi sono le protagoniste insieme a tanti altri? Vivica Genoux e Sara Mingardo. Quindi ho voluto svelarlo un po' con voi adesso, proprio per essere ottimista, no? E questo mi fa, allora, Sara Mingardo nel ruolo di Holofernes, Vivica Genoux nel ruolo di Vagaus. Allora, prima do la parola a Sara. Sara, una parola è questo, non lo so, non ho visto le vostre, non ho visto le vostre date di nascita, quindi non lo so. Allora, Sara Mingardo, Holofernes, quest'anno hai fatto una strepitosa petite messe solennelle per noi al Teatro Olimpico, lo scorso anno, perdon, è andata anche in Rai poche settimane fa. Abbiamo parlato io e te di questa produzione che può inaugurare il festival con Vivaldi. Questa prossima stagione ci sarebbe stata appunto anche un'opera di Vivaldi, l'Olimpiade, e speriamo di fare. Parlaci, Sara, di questo ruolo, parlaci, ma proprio brevemente, Sara, perché sei ospite tra qualche giorno, te, parlaci solo perché ti è venuto, ok, facciamo Holofernes e lo facciamo con la Vivica Genoux. Infatti, perché, beh, dopo vado via subito, così lascio a Vivica il suo spazio. Vivica Genoux perché è secondo me nella Vagaus, così come nel Piacere del Trionfo, così come in altri ruoli che adesso non sto a elencare, la migliore professionista che io ho conosciuto. Quindi se qualcuno mi dice chi vuoi per Vagaus, a me viene in mente Vivica. Grazie. È una questione proprio di, prima di tutto, di qualità. Perché, diciamo, fra di noi è bello comunque, il rapporto di amicizia, di conoscenza è bello, va coltivato e tutto. Però secondo me, finché la qualità rimane alta, possiamo veramente aiutare anche i ragazzi giovani. E quindi, certo. Vivica, questo momento può essere anche, in questo piccolo momento di prove, di esecuzione, eccetera, può servire ai ragazzi giovani. Ascoltare queste persone diventa veramente utile. Allora è un servizio che facciamo verso i ragazzi anche, che bello.
Bellissime le tue parole, Sara, e vedo già il pubblico che si sta scatenando, che vuole i biglietti per il 29 di agosto. Quindi ci sono tanti ottimisti e dobbiamo essere ottimisti. Vivica, quando ti ho chiamato al telefono, naturalmente noi non ci conoscevamo prima, se no io ti conoscevo come artista, ti ho presentato questo, ho detto senti, Sara Mingardo, il mio consulente musicale, naturalmente in questo momento non svegliamo chi sono gli altri interpreti, chi sarà il direttore appunto d'orchestra, il coro, eccetera, però ho avuto molto piacere di presentarla con voi. Vivica, questa esperienza che ti vede protagonista per la prima volta a Vicenza, giusto? Sì, sarà la prima volta a Vicenza. La prima volta nel teatro coperto più antico al mondo, e non perché sia la mia città, nel teatro più bello al mondo, è il Teatro Olimpico. Dimmi la tua impressione così, con Sara Mingardo che mi ha detto Andrea, dobbiamo fare questo. Io ti dico chi deve esserci. No, tra l'altro il Judita Triumphans è una delle opere di Vivaldi più belle che conosco, che abbia mai avuto il piacere di cantare, quindi il ruolo di Waghaus anche è talmente energetica, c'ha talmente tante sfumature come tutti i ruoli ovviamente, però è un ruolo dinamico che mi piace tantissimo spiritualmente, dico. E cantare con Sara ancora dopo tanto tempo, che piacere, bello, bello, bello. No, è vero quello che dice lei, che non è spesso che uno trovi un feeling tra artisti così, ma lei è sempre stata per me, a parte il fatto che è un idolo per me, perché è bravissima artista, e poi ho conosciuto negli anni i suoi allievi anche, che sono preparatissimi, sono bravissimi, e alcuni conosco che stanno facendo una carriera bellissima, sì, grazie a lei, allo studio che hanno fatto con lei. È uno studio, adesso dopo parleremo nell'altra puntata con Sara Mingardo, tra qualche giorno, è uno studio che io naturalmente ammiro ed apprezzo, ma perché ci mette il cuore, perché Sara come te ci mette molta testa, quindi voi grandi che anche siete così disposte a stare con il Festival Vicenza Indica, a avere pazienza con me in queste brevi interviste di un'oretta, altrimenti in casa io appunto mi deprimo, e invece con voi trovo forza nell'andare avanti. Quindi dice Sara ride perché ormai ci sentiamo ogni giorno. Ci sentiamo ogni giorno, ma perché stiamo portando avanti la nostra voce. Infatti, sai, avrete visto che domani avremo una maratona ogni domenica con i giovani protagonisti delle opere dell'anno scorso, e questa maratona dalle 16:30 alle 18 si chiama Ridateci il sogno, ok? E spiegheremo domani il perché di queste parole, però bisogna portare avanti anche la voce, non solo cantata in questo momento, ma anche parlata, e io e Sara ci stiamo sentendo molto in questi giorni qua, e siamo sicuri che otterremo per i nostri giovani artisti e anche per i grandi artisti otterremo ancora più voce, vero Sara? Spero di sì, anche perché i ragazzi giovani in questo momento sono veramente messi male, molto, molto, molto male, molto male. Lo erano già. Bisogna assolutamente, noi che siamo, diciamo, quelli che tutto sommato, se ci dovessimo fermare domani, avremmo avuto molto dalla vita. Invece questi ragazzi per il momento non ho avuto quasi niente, quindi bisogna veramente che parta da noi l'aiuto più concreto possibile. Bisogna veramente, io sono molto arrabbiata in questo periodo, lo sai, sto scrivendo di tutto, dappertutto. Lo so, ti sto appoggiando, speriamo, e ti sto appoggiando tanto. Non è colpa di nessuno, lo sappiamo, però un aiuto concreto ai ragazzi ci vuole.
esattamente bene. Come alle piccole imprese, come alle altre cose. Quindi ti lascio il tempo con Vivica. Vivica, adesso tra un po' ci salutiamo. Sara, grazie mille. Ecco, grazie mille a Sara Mingato. Ci vedremo in una delle prossime puntate di Voci in Lockdown. Ciao Sara. Grazie Sara. Grande. Ciao ragazzi, ciao Vivica e grazie. Ciao. Ciao, ciao bella. Ciao, ciao, ciao. Bene. Grazie Andrea, ecco. Che carino. Sara è una grande persona, come lo siete, come sono grandi persone quegli artisti che mi stanno aiutando per il festival, perché da solo altrimenti non ce la farei. Tanti grandi artisti che vengono anche in queste puntate di un'ora, tra un po' abbiamo finito, tra 5 minuti. E voglio ricordare naturalmente l'appuntamento di domani, che l'ho appena detto, oppure lunedì avremo Francesco Meli, poi Riccardo Zannellato, Ludovic appunto Tesier, Monica Bacelli, Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Alfonso Antoniazzi e tanti altri. Anche Meraviglia, che conosco tutti, è meraviglioso, no? Cioè, io vengo da un paesino staccato a tutto e ho avuto l'onore di cantare con la maggior parte, se non solo conoscere, quindi che meraviglia, bravissima. Grazie soprattutto a te che hai voluto intervenire a questa chiacchierata. Grazie per il tuo contributo che hai dato attraverso la voce parlata oggi ai giovani artisti, ma anche, diciamo, a chi già ti conosce, la tua carriera splendida. Voglio chiederti l'ultima cosa: hai qualcosa? Vorrei non lasciare la negatività dell'aspetto della gabbia, la possibilità che offre questa gabbia. E io trovo una cosa che dice la Sara, giusto, che i giovani vanno aiutati, ma i politici non possono sapere tutto dei parrucchieri, evidenziato come il 1° giugno che aprono, che è di lunedì, che è giorno di chiusura, il 2 poi è festa. Infatti, anche quello. Siamo noi che conosciamo il nostro mestiere, e allora resta a noi anche offrire delle soluzioni, delle opzioni, come noi vediamo che saremo contenti di continuare per un altro anno, 2 anni. Come possiamo riempire questo vuoto che ci troviamo adesso sul piatto? Certo. Ma io credo che riusciremo a riempirlo. Io voglio essere molto fiducioso, e chi mi conosce sa anche che sono abbastanza determinato. In questo momento, dico la verità, grazie anche a voi grandi artisti, sono determinato anche con le istituzioni, al fine che aiutino questi giovani artisti. Certo, io non posso naturalmente pensare alle migliaia di artisti che ci sono giovani, ma allora ho scelto, ok, prendo in considerazione i giovani artisti del Festival 2019 e magari 2018 anche, e bisogna ascoltare le loro voci, perché ci sono dei giovani artisti che hanno bisogno. Quindi la mia, non voglio chiamarla battaglia, perché non bisogna alzare i toni in questo momento, bisogna essere molto nobili e molto anche tirare fuori la nostra sensibilità di artisti, altrimenti se io non avessi avuto sensibilità, questo lavoro non potevo farlo, ne sceglievo un altro. Quello che io non posso fare quello che fai tu, perché sono troppo aggressiva. No, attenzione, non dico mica che non sono aggressivo, perché attenzione, perché adesso io sto chiedendo con le giuste maniere un aiuto ai giovani artisti, anche attraverso l'associazione mia Concetto Armonico, anche attraverso dei grandi artisti. Fra qualche giorno uscirà un nuovo comunicato stampa nostro a favore dei giovani artisti che bisogna assolutamente aiutare, perché il sogno non si può spegnere nel 2020 per una particella così invisibile. Anche perché la situazione prima di questa era piuttosto difficile per i giovani, quindi è ancora più difficile oggi che non tre mesi fa. Quindi assolutamente, quindi bisogna tutelare, perché la cultura fa parte della nostra Italia, il teatro
fa parte della nostra Italia, le grandi voci, voi artisti, tu Vivica che sei italiana, dai, dobbiamo dire, sei stata adottata dall'Italia, ma adesso sei italiana, parli l'italiano molto meglio di me, magari, e sei una grande artista. Quindi grazie. Io spero, quando vuoi intervenire in qualche altra, con qualche altra tua collega o tuo collega, sai che sei graditissima. Io vedo i commenti, ci sono tanti bei commenti, speriamo veramente di rivederci il 29 di agosto al Teatro Olimpico, con questa bella produzione che inaugura il Festival Vicenza in Lirica 2020, altrimenti io dico la faremo, se non la facciamo a settembre, ad ottobre, se non possiamo sicuramente la faremo il prossimo anno, giusto? Bravo. Insieme a te e a tanti altri. Vuoi dare un ultimo saluto? Vuoi dire un'ultima tua cosa? Che oggi parlando mi ricordo, vorrei parlare di un piccolo progetto. Hai un altro 2 minuti di un progetto che stai facendo? No, è solo nella stessa pensiero di trovare soluzioni. Allora io sto lavorando per la prima volta in vita mia a un programma con chitarra che mi fa tanto piacere, e penso che lavorando qui localmente, insomma, io adesso sono in Italia, quindi lavorare con gli italiani, per gli italiani, mi farà tanto tanto piacere, e in modo molto più ridotto a quanto sono abituata, che però mi offre tantissime possibilità di più contatto, nel senso con gli occhi magari di distanza, ma con il pubblico, e di esplorare della musica che normalmente io non ho l'occasione di fare, l'opportunità. Quindi per me rappresenta una grande opportunità questa situazione. Bene, sono molto curioso, e me ne parlerai più avanti, del tuo progetto con la chitarra. Sono molto curioso e anche molto interessato. Nell'attesa di rivederti, di riabbracciarti, di averti protagonista a Vicenza in Lirica 2020 al Teatro Olimpico, io ti do un abbraccio forte. Grazie. Grazie. Grazie ancora della Sara Mingarda. Grazie. Bene. Vivica, ti saluto. Io intanto saluto anche chi ci sta ascoltando. Intanto saluto Vivica Genò. Ciao. Grazie. Vivica. Ciao. Bene, cari amici, dopo questa straordinaria chiacchierata con una delle più grandi interpreti del barocco, una delle più grandi cantanti a livello mondiale, io vi do l'appuntamento a domani per una maratona dalle ore 16:30 alle ore 18 circa. Avremo una maratona con gli artisti dell'Elisir d'Amore, che abbiamo fatto l'anno scorso, con i giovani artisti dell'Elisir d'Amore che abbiamo portato in scena l'anno scorso al Teatro Olimpico di Vicenza. Ad accompagnarli ci sarà un ospite che in questo momento non svelo chi è l'ospite. E poi naturalmente ci sarà il regista Pier Giorgio Piccoli, Alberto Spadarotto, maestro del coro, e anche Sergio Gasparella, direttore di questa produzione giovanile. Quindi io vi aspetto tutti domani dalle ore 16:30, e poi lunedì alle ore 18 riprenderemo ogni giorno alle ore 18 lunedì con ospite Francesco Meli. Quindi sarà veramente un grande dialogo con questi artisti, ma soprattutto anche con voi. In tanti ci avete seguito, vi ringrazio e vi do l'appuntamento a domani, ore 16:30. Buona serata dal Festival Vicenza in Lirica. Buonasera a tutti e grazie.